Buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Mi sentite vero? Dovreste vedere sia Tony. Ciao Tony. Buongiorno, buongiorno. Super elegante oggi Tony. Eccoci qui. Ciao Pamela, ciao Mirko. Allora, tra un minuto esatto. Avvio la registrazione. Ok. Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerte da terze parti non ATIC 1000 e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori ATIC 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti. E declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC 1000, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TIC 1000 UK LTD e TIC 1000 Euro LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, mi sposto in piattaforma per quello che è l'ultimo appuntamento di un mese di marzo che sicuramente rimarrà nella storia per tutto quello che stiamo vivendo. È appunto l'ultimo appuntamento della lunghissima serie dei webinar. Il prossimo sarà venerdì, ma saremo appunto nel mese di aprile. Do il benvenuto ovviamente al mago Tony Cioli Cuviani, oggi super elegante. Ciao Tony, buon inizio settimana. Buongiorno a tutti. Tony, io vedo già tante domande in chat, soprattutto su asset che sono molto stressati come il petrolio, però ti lascerei comunque appunto fare l'introduzione come di tua abitudine per capire un po' come impostare questa settimana di trading che ci apprestiamo a vivere. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Dunque, come vedete, oggi ho cercato di riprendere, non dico la vita normale, io giacca e cravatta, cravatta, camicia, ci sono abbastanza poco, se non quando vado agli eventi dove partecipo come relatore in giro per l'Italia, in genere a parlare di banche centrali e di economia e un po' anche di trading. Quando faccio invece i miei corsetti con Fatton sono ancora più quasi in canottiera o scarpe da ginnastica o in maniera molto informale. E quindi, insomma, oggi ormai siamo ad aprile e ho avuto voglia di mettere una camicia bella stirata, fresca e una cravatta perché, insomma, stiamo vivendo questo clima molto, molto particolare. Io esco già poco, però adesso sono di fatto sempre in casa, la spesa la fa mia moglie, i bambini non li devo andare a prendere perché sono in casa anche loro e quindi è quasi strano mettersi, ho voluto emozionarmi in onore a TIC 1000, diciamo a questo webinar che mi piace molto fare. Oggi ho voluto mettermi la giacca e la cravatta contro trend come al solito, ecco, questo è il significato. Ti fanno i complimenti per la cravatta, Alessandra dice Grazie. È una cravatta trampiana, una cravatta trampiana, non che c'entri lui, però la cravatta rossa sulla camicia azzurra mi sa tanto di trampa che un po' questa volta l'ha pisciata fuori dal vaso. Insomma, ci sono delle interviste dove lui, insomma, si sentiva molto immortale, così ci dispiace a tutti, si sorride, però. Insomma, diciamo che anche in America, anzi, è vero che è uno stato molto più popoloso, molto più grande, però, come specialmente a New York, purtroppo se la vedono male anche loro. Allora, io oggi sì, lascerei, siccome rimaniamo sempre corti con le domande, ed è un po' un peccato che poi queste domande, bene o male, o me le ripetono in bacheca sotto i miei articoli, o me le mandano per interno, o me le mandano qui, però poi sono tutte domande in genere interessanti che possono anche interessare un po' a tutti e danno
degli spunti sempre, e quindi lasciamo anche le domande. Che dire, come esordio? Beh, innanzitutto ricordate anche beh, chi è stato presente al Baby Venerdì, come le deduzioni che uno può fare da un punto di vista logico nell'interpretazione delle news o di certe ritualità possono dare dei risultati. E questa è una polemica, piccola polemica senza nessuna pretesa, che ho fatto anche ieri sera. Io sono sicuro che di tutte le persone che sono qui, una buona parte erano anche ieri sera fino alle 11 quasi con me nel canale Vision Forex. Quando si è parlato di oro, e avevo spiegato i motivi sabato, domenica scorsa, perché l'oro sarebbe ritornato sicuramente a quota 1600 e passa era 1460, e qui ricordiamo quello che abbiamo detto, che l'ultima mezz'ora sarebbe stata anche questa volta di fuoco. Perché sostanzialmente poi gli americani che lavorano moltissimo con i computer, qui si vede benissimo con gli algoritmi, non so quello che facciano perché è veramente impazzito. Io guardo Standard & Poor's, Nasdaq, Dow Jones, anche Standard & Poor's sembrano dei folli perché fanno delle galoppate di 3-4 punti percentuali, poi li riperdono, delle cose incredibili, però. Il fatto sta che venerdì dopo le 9, dopo le 8:30, è l'ultima volta purtroppo che Wall Street chiude alle 21, noi da stasera riprenderà il orario tradizionale per via che è scattata l'ora legale anche qui, era molto più bello, lo sappiamo tutti, che finiva alle 21 e iniziava alle 11 di sera, la sera invece. Adesso purtroppo ci hanno tolto questo privilegio. Io sono uno che si sveglia prestissimo la mattina, ma verso le 22 comincia a dare le onde, 11 alle 9 e mezza, per cui era bello avere un'ora anticipata, così come è bello iniziare alle 2 e mezza con Wall Street anziché aspettare alle 3 e mezza. Ma queste sono considerazioni personali. Fatto sta che anche in questo caso abbiamo visto che facendo delle deduzioni logiche, ci vuole un po' di esperienza, però non sono niente di particolare, è possibile avere dei vantaggi. Siccome c'è molte persone, moltissime, specialmente sistematici, che sostengono che i mercati sono efficienti e quindi qualsiasi scelta discrezionale è già scontata dal mercato, è tutto casuale, tutto bisogna avere gli edge solo con i computer o con i programmi. I discrezionali, cioè se uno ha un po' di esperienza, un po' di buon senso, secondo me può fare molto meglio anche di buon sistemista. Anzi, sicuramente io faccio molto meglio della media dei buoni sistemisti e questo è certificabile quando uno vuole poi confrontarla. Per cui chi è discrezionale non perda le speranze, non stia a sentire tante cose che si dicono, è possibile fare anche delle deduzioni logiche e avere qualche risultato. È chiaro che si sbagliano come le sbagliano loro, però è un sassolino che mi tolgo dalla scarpa perché sembra che se uno abbia delle idee così in borsa non possa mai averne ragione, perché bene o male il mercato è più furbo di te, che sconta tutto, eccetera, eccetera. Invece sono delle gran cavolate, si può tranquillamente, anche discrezionalmente, riuscire a avere qualche vantaggio che alla lunga ti consente di avere l'attività profittevole. E quindi questo è quanto. Quello che riguarda oggi, a sorpresa, dopo un'apertura quasi drammatica dell'America, perché oltre i 200, parliamo di Nasdaq, che è quello che è un po' più seguito, ma lo Standard & Poor's è lo stesso identico discorso, ovviamente con i valori differenti. Dopo una chiusura clamorosa, perché io vi dico, il Nasdaq ha toccato 7.800 punti, credo alle 8 un quarto di sera, alle 8 di sera, e poi è venuto giù fino a 7.555 punti nell'ultima mezz'ora, per cui ha perso la bellezza di 250 punti, che in termini percentuali, 7, 14, 21, è quasi un 4%. Stesso discorso dello Standard & Poor's,
e dall'altro indice principale Dow. Sulla chiusura drammatica di venerdì sera, quasi drammatica, si è accumulata anche un gap down ieri alle ore a mezzanotte. All'apertura, addirittura abbiamo visto aprire il Nasdaq meno quasi 2%, un'ulteriore decrescita e poi una tamburata da quota 7.365 fino a 7.007 prima di collegarmi di un 20 minuti fa, di una mezz'oretta fa, un ripiegamento, ma insomma quello che interessa a noi è che la volatilità è ampissima, perché ho visto già 7.690, ieri sera ho fatto l'apertura, ho visto 7.3650, quando ci sono 400 punti, 350 punti di escursione nel giro di poche ore, vuol dire che c'è volatilità. Che cos'è la volatilità? La volatilità, impariamola. Scusate, tedio chi già sa queste cose, ma preferisco ripeterla perché è una domanda che mi hanno fatto parecchie volte. Piace la volatilità? La volatilità, allora, ce ne sono due. Quella esplicita, quella che si vede, è semplicemente la variazione, lo scostamento che fa uno strumento finanziario, se parliamo di finanza, a seconda del time frame che prendi, rispetto a un tempo. Per cui, se un titolo, poniamo un titolo azionario o un indice, un giorno fa più uno, il giorno dopo fa con time frame giornaliero meno 3, poi fa più 2, meno 1, più 2, c'è uno scostamento rispetto al giorno precedente, questa volatilità, anche chiamata beta o deviazione standard, scegliete voi quello che volete. È una misura che può essere fatta, chiamata anche sigma, mi sembra, e può essere calcolata, per decidere se un titolo è volatile o no, o un indice volatile o no. Questo però nel mondo finanziario non interessa più di tanto, perché, e condivido, nel 1991 un signore di cui non mi ricordo il nome disse che prendendo le opzioni quotate sullo Standard & Poor's, inizialmente faceva riferimento a otto titoli, i titoli più importanti dello Standard & Poor's, prendendo il valore delle opzioni di questi titoli, si era in grado di capire quale fosse la volatilità implicita, ovvero quella che implicitamente si desume dal valore delle opzioni. Questo è un passaggio importante. Quando sentite parlare di volatilità implicita, è quella che si desume dalle opzioni. Che cosa sono le opzioni? Le opzioni sono dei contratti che danno la facoltà, attenzione, facoltà, che è un qualcosa di simile al diritto, ma è un qualcosa di più ampio. Comunque questi termini guardateli anche nei vocabolari, aiutatevi con i motori di ricerca. Io tutte queste cose le ho imparate con i motori di ricerca senza andare a spendere dei soldi. È facilissimo, se uno sa googolare trova tutto, che hanno la facoltà di decidere di acquisire o vendere a un determinato prezzo stabilito, che si chiama strike nel caso delle opzioni, un asset finanziario. Ovviamente, se il rischio percepito dagli operatori è ampio, quindi in questa situazione di coronavirus è ampissimo, ci sarà molta più gente più disposta a comprarsi un'opzione, grosso modo un'opzione è una caparra, e a spendere tanto. Pensate di voler prenotare un bellissimo albergo per ottobre, adesso nel 2020. Ecco, oggi il costo della caparra per prenotare un bell'albergo sarebbe più ampio, perché il rischio dell'albergatore è quello che tu, magari causa coronavirus, che si protrae, non hai più voglia di andarci. E quindi con gli asset finanziari concedi la possibilità di comprare o vendere un asset a un prezzo stabilito in anticipo, e il compratore è disposto a pagare molto di più. Perché? Perché il compratore rischia solo il prezzo dell'opzione che spende. Comunque non la voglio fare complicata. Grazie a questo, al valore dell'opzione che viene
implicitamente calcolata, cioè se le opzioni costano tanto, il rischio percepito è tanto. Se le opzioni costano poco, il rischio percepito è evidentemente poco. Tendenzialmente, quando il rischio percepito è tanto e le opzioni valgono molto, i mercati scendono. Viceversa, i mercati salgono. Tant'è vero che il VIX, che è l'indice che misura il valore delle opzioni sullo Standard & Poor's a 30 giorni e quindi la volatilità implicita, ecco, diciamo che il VIX, quando le borse salivano, addirittura scendeva vicino agli 11-12 punti di questo indice. Adesso si trova a 65-70. È andato anche con picchi a 80. Quindi, perché ho fatto tutti questi ragionamenti? Perché tramite, siccome me l'hanno chiesto, tramite il valore del VIX puoi capire se va giù o su, è un po' troppo, magari se bastasse guardare il VIX e dici va giù o su, però capisci l'incertezza che ha il mercato. Ebbene, in questo momento il VIX ha dei valori enormi. Se uno vuole trovarsi il VIX, vi insegno anche queste cose, è banalissimo, usate il motore, basta che uno scriva, lo sto facendo con VIX index sul motore di ricerca, scrivi lì, boom, ti viene subito, addirittura a me viene subito, qui su Investing.com ad esempio, e ti dà 65,54, che è il valore di chiusura perché è americano di venerdì sera. Ovviamente su un indice c'è anche un future, questo future ha scadenze mensili, c'è cioè quello che scade ad aprile, quello che scade a maggio, giugno, luglio, e la sua quotazione è libera al mercato, non è direttamente correlata al, come nel caso degli indici, a questo indice VIX, ma è libera dal mercato. Ovviamente, siccome gli operatori non sono stupidi, questo è il passaggio più importante che volevo spiegare una volta per tutti, che mi è stato chiesto, siccome non sono stupidi, se il valore è eccessivo, questo VIX, rispetto alla media storica, la quotazione del future, che è un contratto a termine che fa riferimento a una scadenza successiva nel tempo, avrà un valore inferiore perché dice adesso il VIX è a 60, adesso il VIX è a 70, mediamente è stato a 20, scenderà da qui a un mese e quindi la quotazione è inferiore e si dice backwardation, backwardation. Guardation, mentre se il valore è superiore del future si dirà che è in contango. Questi sono due termini, eccetera. Per cui fondamentalmente, quando uno dice io vendo un VIX e me ne vado a casa perché a 70 prima o poi scenderà a 20, dice una cosa corretta, ma purtroppo il future, magari quotato a ottobre o quando succederà che scenderà a 20, già sconta questo ragionamento e ti quota molto meno dell'indice. E quindi, come al solito, il mercato non regala niente e le cose semplici non esistono. Ecco, questa era la spiegazione. Ovviamente un'occhiata, visto che è una cosa che ne parlano poco in televisione, Master Trend, anche perché non la sanno. Un'occhiata, anche io non opero direttamente su VIX, ve lo dico perché per operare su VIX già in Italia non puoi, io con i Nubank non posso, i Nubank non te lo fa fare, puoi operare solo con dei broker americani, ad esempio con Interactive Broker lo puoi fare o con dei broker americani perché è uno strumento molto sofisticato, molto speculativo che viene però utilizzato dagli americani per la protezione del proprio portafoglio. Ecco, detto questa, voi andate sul motore di ricerca, cominciate a vedere il VIX, Volatility Index, CBOE, quota da CBOE, e c'è l'indice. E questo vi dà quanto le opzioni quotano. Se volete invece vedere cosa ne pensa il mercato, dovete andare e scrivete VIX future, VIX future. A quel punto, scrivendo VIX future, lo faccio anch'io con voi, VIX Te lo sto future. mostrando adesso su Investing. Io ho la quotazione Grazie, 51,55 carissimo. quella di aprile. Bravissimo. Ecco, 51 e 55. Adesso vengo a vedere quello che stai mostrando. Perfetto, perfetto. Stavo andando anch'io personalmente alla stessa pagina. Avete visto prima che il VIX aveva una quotazione l'indice, mentre il future ha una quotazione più bassa. Il future a memoria, adesso vado a vedere
quello che hai messo tu scade a, credo, quello di aprile, scade il 15 aprile, perfetto, e vedete che è 51,65 contro la quotazione dell'ordinario, che era addirittura 60 e rotti, per cui si stima che un pochettino scende. Per i meno esperti, tenete conto che un valore medio era 13,14, 20,22 era già considerata alta volatilità, per cui pensate che il future o l'indice siamo oltre 50 rispettivamente e oltre 60, diciamo che il VIX sta a denotare che l'incertezza è totale. Perché c'è incertezza? Poi passiamo alle domande. Perché c'è incertezza? Perché da una parte abbiamo le banche centrali, in particolare la Fed, ma tutte le banche centrali, che hanno messo, stando a casa, mi sono detto un sacco di cose, hanno messo un arsenale di potenza, tutte le banche centrali, per cui a partire dalla Fed, Banca Centrale Europea, Banca d'Inghilterra, Nuova Zelanda, Giappone, tutte hanno messo in arsenale in pista, l'ho letto, un dato di quantitative easing, cioè acquisti che corrispondono grosso modo a un 20% del PIL mondiale, la somma di tutti, comunque delle cose mai viste. E quindi c'è un sostegno, un flusso di liquidità. Come avviene questo flusso di liquidità? Non è che vanno sul book, in Giappone lo fanno e comprano le azioni, al momento ancora non lo fanno. Però comprano e ritirano tutti gli asset obbligazionari che esistono, a poco prezzo, insomma, cioè li strapagano, quindi i rendimenti crollano e giustamente chi ha queste obbligazioni le va a dare alle banche centrali, si trova questa liquidità e questa liquidità la tiene lì in attesa magari che i prezzi scendano, ma è pronta a scattare sugli asset azionari che rimarranno per lungo tempo le uniche possibilità di rendimento con la scommessa per gli investitori. E quindi il mercato è un po' drogato, diciamolo pure, da questa situazione di immensa liquidità e quindi pronto a scattare e acquistare dei titoli. Al tempo stesso però c'è un dramma mondiale dove c'è ancora purtroppo quella caratteristica che non piace ai mercati, ovvero l'indeterminatezza del problema, indeterminatezza. Ricordate che i problemi, tipo quelli che dovevano essere problemi, Brexit, Trump, Renzi, io mi ricordo gli ultimi sbagli del mercato, Renzi che ha perso il referendum e quindi si è sciolto il governo, la vittoria di Salvini, insomma tutti quei drammi che sembravano dei drammi, una volta definiti i problemi, quello della Brexit, le borse se ne fregano e ritornano su. Pensiamo alla guerra dei dazi, pensiamo al conflitto che c'era stato a inizio anno tra Iran, Iraq, che il generale Soleimani e l'America che faceva questi combattimenti, è vero. Tutti i problemi, una volta definiti e circoscritti, la borsa se ne sbatteva, DAX, qualsiasi cosa succedeva, e ripartiva su, petrolio nel fango. Adesso abbiamo invece, da una parte, a sinistra, le banche centrali che fanno di tutto per sorreggere l'economia finanziaria, che ha un suo perché, perché in questa situazione gravissima di carenza di domanda aggregata, perché nessuno consuma più e l'industria stanno tutte chiudendo, se non ci fosse l'ausilio della liquidità e anche il sostegno dei mercati finanziari, potremmo andare tutti in depressione fortissima, per cui da una parte una spinta enorme delle banche centrali a sostenere in qualche modo il sistema e i prezzi di borsa, e dall'altra parte una situazione clamorosamente di depressione economica, di depressione psichica, è gravissima come del coronavirus. Questo miscellaneo di contrasti e di situazione genera incertezza assoluta, però c'è qualche cosa di positivo e qualche cosa di negativo, banche centrali e coronavirus, e quindi in questa incertezza esplode il VIX che si trova a 60 e 50 su future.
In una situazione che ancora è i mercati lavorano in tergicristallo. Questa è sostanzialmente la view di oggi. Se noi sappiamo e capiamo queste cose, dobbiamo entrare nei mercati con una nuova mentalità. Cioè, l'investitore, se qualcuno è investitore che magari riesce a prendere anche 500 euro alla volta, 1000 euro alla volta, 300 euro alla volta. Sappiamo che in queste situazioni storicamente prima o poi se ne esce e questi prezzi saranno interessanti. Per quanto, qui aggiungo, non è che il Nasdaq è regalato perché siamo a 7,6, insomma, l'anno scorso a dicembre, ad esempio, dicembre 2018, prima del rally di Santo Stefano, arrivò a 5,8,10. Con Trump nel 2016 era 4,6 prima di Trump, per cui non è che proprio te lo regalano, il Nasdaq. E qua, infatti, sti americanoni, avendo esagerato, non ti lasciano mai dire: ah, che prezzo scontato, $250 un Apple. No, e quindi ecco un altro motivo di insicurezza. Sull'Italia invece azioni come Enel, Eni, forse cominciano anche a essere interessanti i bancari, eccetera, ti lasciano un pochettino più di tranquillità. Ecco perché io sarei più favorevole, senza dubbi, a andare sull'Italia, malgrado poi quelli che bocciano e quelli, gli esperti, dicono sempre che l'Italia no, 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 ma l'Italia negli ultimi anni dà le stesse soddisfazioni, se non migliori, in termini di investimento su titoli buoni degli altri partner. E questo è un po' il mio quadro generale. Se abbiamo qualche domanda, qualche riflessione, Sì, ce ne cerchiamo sono. di capire, perché arriviamo sempre corti con le domande, per cui via le Sì, domande. però Tony, nella tua introduzione comunque rispondi sempre anche alla maggior parte delle domande che poi si fanno, proprio perché comunque hai molti, diciamo, tra virgolette, follower e quindi sanno già di che cosa andrai poi a parlare, quindi le domande sono molto attinenti a quelle che spieghi, nel senso nessuno ti chiede parlami di analisi tecnica a questi livelli qui perché già sanno comunque quello che andrai a poi a spiegare. Mi ricordo io molto bene agli inizi dell'anno dove si parlava di market mover, molti ti facevano la domanda, Tony, quale sarà il market mover del 2020? Perché il mercato sembra scontare sempre tutto, sale, 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 quale sarà il market mover? Quindi adesso con il coronavirus è stato tutto stravolto. Allora, molte domande sono sul VIX, ovviamente è stata una lezione incredibile anche oggi sul VIX e ti chiedono, c'era una domanda di Lorenzo, ma quindi se compro il future sul VIX lo pago 51,45? Bene, allora rispieghiamo questo passaggio che è importante, anche perché faccio un po' di polemica. Spesso, ascoltando i media, l'interlocutore non spiega o non lo sa bene come funziona il VIX o come funziona il petrolio. Poi parliamo del petrolio. Era quello che volevo spiegare adesso. Cioè, uno dice: attenzione, vi faccio un esempio, così capisce anche Lorenzo. Il VIX abbiamo detto adesso che vale l'indice. Inquadra il VIX Index, se puoi. Il VIX Index. Ecco, inquadra il VIX Index e l'indice vale. Adesso me lo dici. Vai tu o vado io? VIX Sì, lo sto Index. cercando. Scusa. VIX Index. Perché con i numeri si capisce sempre tutto meglio. Ok. VIX, basta scrivere VIX. Benissimo. 65,54, giusto, Proviamo l'indice. che adesso il VIX Index credo che apra all'1, all'1,5, insomma, orario europeo, perché è una cosa americana. Comunque l'indice, il future, l'indice è a 65,54. Allora io mi presento in televisione e dico, sicuramente qui questo indice è caro, va venduto. Allora, dopo un mese o dopo 2 settimane l'indice è a 50 e dico: avete visto, l'avevo detto di vendere l'indice. Uno dice: caspita, bravo, da 65 è andato a 50, ha guadagnato 15 punti. Dice: nella realtà non è vero niente, perché come abbiamo mostrato prima, il suo future con scadenza 15 aprile, per cui 15
15, che scade tra 15 giorni, non quota 65, ma quota 51. Andiamo a memoria, quota circa 51. Quindi, se io vado a shortare, l'unico, siccome, ecco, non avevo detto questo, siccome il VIX è un indice che non si può comprare direttamente o vendere direttamente. Nell'indice, l'indice di borsa, c'è il future, ma di fatto poi è quasi un acquisto diretto nel paniere. Perché nelle azioni il future segue delle regole semplicissime, cioè si scontano i dividendi. Si scontano gli interessi che possono essere positivi o negativi, per cui c'è il contango quando gli interessi sono positivi e c'è una sorta di backwardation finanziaria, che è scorretto il termine, ma si chiama così, cioè costa un po' meno quando gli interessi sono negativi e non c'è nient'altro. Cioè gli arbitragisti guardano esattamente il valore delle azioni ponderate per il loro valore e costruiscono il future, vale esattamente quello che vale l'indice, tolto quella differenza. Nel VIX invece c'è una scommessa sul mean reverting, cioè sul ritorno potenziale alla media. Quindi evidentemente se oggi vale 65, il future vale 51. Se tra 14 giorni alla scadenza l'indice sarà a 51, quello che va in televisione dice 65, 51, bravo, ho fatto 15 punti, ho guadagnato 15.000 euro, perché ogni punto è 1.000 euro, 1.000 dollari nel CBOE, nel future americano. Invece nella realtà lui ha venduto a 51 una roba che chiude a 51 e ha fatto la patta. Paradossalmente, uno può dire: io shorterei il VIX 65, poi chiude il 15 aprile a 60, ma quindi short il future a 51, ma siccome chiude a 60, lui perde 9.000 dollari. Quindi non fatevi mai ingannare dal fatto che lo short dell'indice non si può fare per regolamento, ma tu puoi shortare il future. Questo future non solo vale molto meno perché in backwardation, ma puoi shortare anche il future di aprile, di maggio, di giugno, di luglio. E via via che passa il tempo, i future valgono sempre meno perché ritornano alla media. Ieri ho guardato, ad esempio, il future di luglio valeva poco più di 30, mi sembra, perché si presume che tra 3-4 mesi la volatilità è a 30. Per cui uno che shorta il future di luglio, adesso non mi ricordo i dati esatti, vende a 30, se la volatilità crolla e si dimezza e da 65 va a 32, lui perde, cioè fagge, lui perde. Per cui le cose banali in borsa, la soluzione di questo, le cose banali in borsa non esistono perché saremo tutti ricchi. Cioè quando uno dice: oh, guarda, basta shortare qui e si guadagna, non è vero perché il future, gli operatori che sono, non sono stupidi, te lo mettono a un prezzo dove sostanzialmente andare long, andare short è circa la stessa cosa, perché il mercato si trova in equilibrio. Sul petrolio, così anticipiamo subito il petrolio, perché volevo fare il ragionamento anche sul petrolio, il ragionamento è circa lo stesso. Vado a cercare dei valori che mi ero che il mio amico Nazareno mi aveva trovato ieri su Interactive Broker. Ma il petrolio è lo stesso discorso. Adesso è crollato. Allora, cosa viene istintivo dire? Siccome me l'hanno fatta questa domanda, me l'hanno fatta almeno 10 persone, mi scrivono in privato: Tony, ma compriamoci il petrolio a Anche oggi, 20. ci Oggi sono. sta crollando. Dice: caspita, costa 20 e 40. Vuoi che non torni a 30 da qui a 2 anni? Io mi tengo sto petrolio e faccio un investimento della Madonna. Cioè, questo lo pensavo anch'io, eh? Non è che voglio fare il professore. Dico: caspita, in effetti, cosa stiamo a combattere a fare qualche tic quando c'è il petrolio a 20, che sappiamo tutti che prima o poi tornerà almeno a 28, 30, perché gli americani non possono permettersi, falliscono tutti, perché gli arabi falliscono. Hanno ragione. Siamo sicurissimi tutti che il petrolio tornerà a 30. Allora sono andato a chiedere la quotazione del petrolio luglio 30 e 50.
30 e 50. Quotazione giugno 28 e 46. Ecco che vi spiego subito che se uno vuole fare questa operazione, se la va a pagare 30 e 50. Per cui, se il petrolio fa il 50%, lui fa pound. Oppure se opera tramite, credo, TickMill, lo potete fare il petrolio voi, no? Sì, io stesso ti dico, sono long di petrolio, però con il CFI io non ho rollover. Quindi questa posizione per adesso comunque non Però andrà in faccio la parte del scadenza. diavolo, scusami, devo fare la parte del diavolo perché noi mettiamo scelte. Cazzi, Ogni giorno che sei long hai uno swap. pago lo swap, costi sono bassi per come mi sono messo, però comunque in effetti sì, c'è un costo che si paga giornalmente, lo sto facendo vedere in piattaforma. Bravo, no, diciamole, quindi questo costo se lo tieni qualche giorno è quasi ininfluente, se il petrolio recupera fai i soldi e viva il CFD. Però se tu dovessi tenerlo 3-4 mesi o un anno come investimento, probabilmente il costo dello swap, ora il petrolio recuperi e torni fisiologicamente a 30-35 dollari, ti decurterebbe una buona parte del gain, perché credo, che il costo dello swap sia anche commisurato al valore dei future che scadono successivamente nel tempo. Quindi, essendo in contango, che è l'opposto della big quotation, cioè essendoci un valore enorme di differenza tra la quotazione luglio e aprile, TickMill non è che ti regala, ti farà uno swap un pochino più alto. Questo per essere. Esatto, in fase di rollover dei future comunque ti applicherà poi dei costi. No, va detto perché la gente poi non ci mettiamo la faccia, però va detto che in fase di rollover, perfetto, ti mette quel costo che il mercato ha stabilito nel differimento di un contratto da un mese all'altro. E differire un contratto da un mese all'altro nel tempo volerebbe dire anche i costi di stoccaggio, di trasporto, cioè non è così semplice. Per cui questa è una lezione che vi invita purtroppo a riflettere che sul mercato si può speculare, si può guadagnare, ma quello che appare semplice non lo è mai. Non dico che sia un insacco, perché uno può andare long sul petrolio e guadagnarci, e no. Visione sul petrolio. C'era la domanda. Petrolio, ieri c'è un bellissimo articolo a pagina 5 del Sole 24 Ore con un'intervista che si chiama Geopolitica, che è la cosa che mi piace più di tutti, che spiega più o meno quello che avevo detto io 20 giorni fa, avrà sentito la mia intervista, scherzo, però c'è un'intervista a Scaroni. Scaroni è stato l'amministratore delegato, presidente sia di Enel sia di Eni per tantissimo tempo. E lui ha sostenuto che la battaglia è quella dei prezzi e che ha parlato un po' male degli americani, nel senso che dice sia Trump, gli americani capitalisti, eccetera, non hanno mai fatto accordi con l'OPEC, con l'OPEC più, con i russi, eccetera, e con i paesi africani. E perché loro, piano piano, con gli shale oil, progressivamente hanno conquistato il mondo, nel senso che sono i massimi produttori mondiali di petrolio, pensate un po'. E loro non hanno mai accettato di limitare la loro produzione, di arrivare a accordi per sostenere il prezzo. E quindi, piano piano, quando l'OPEC, ad esempio, la Russia rinunciava con gli accordi a fare 2 milioni di petrolio di barili in meno, 700 mila barili in meno, cioè a ridurre la produzione perché siamo in eccesso di offerta rispetto alla domanda, gli americani, meno male, snobbavano e se ne fregavano, allora andavano avanti per la loro strada perché loro sono imperialisti, sono i padroni del mondo e quindi se ne fregavano. A un certo punto i russi, che meno male riescono, è spiegato molto bene, riescono a supplire alla carenza di vendita di petrolio, al prezzo basso del petrolio con il gas o hanno altre risorse, oppure anche per mentalità Putin se ne sbatte, hanno deciso appunto di andare anche contro gli arabi, ma lì ci sono delle questioni anche formali, perché uno deve far finta di essere alleato con gli americani, poi in effetti magari non lo è. E ha detto va bene, noi non diminuiamo niente, e gli arabi uguale, non diminuiamo niente, ci facciamo la lotta, e il prezzo del petrolio è crollato, perché in questo momento c'è carenza di domanda a causa anche coronavirus, c'è un'esigenza
di 15 milioni in meno di barili al giorno, 15 milioni in meno di barili al giorno, causa crisi mondiale. Quindi c'è un eccesso di offerta, il petrolio te lo regalano e anche oggi c'è il crollo. Sicuramente, secondo Scaroni, ed è un'ipotesi più che plausibile, il petrolio, gli americani stanno andando di merda, scusate il termine un po' forte, perché nel Texas si prevede una disoccupazione del 15% e stanno chiudendo, stanno fallendo e sono messe malissimo tutta l'industria degli shale oil americana, che ha fatto grossi investimenti anche aiutati da Trump con soldi pubblici, con soldi privati, ma hanno bisogno che il petrolio sia almeno sui 36-40 dollari. 40 dollari, 36, 38. In questa maniera qui ogni giorno buttano via milioni di dollari e si teme anche per la disoccupazione in Texas. Nell'articolo si parla di un prossimo 15% di disoccupati, perché nel Texas il petrolio e questa industria qui ha occupato un sacco di operai, un sacco di persone. Ma fallendo, cioè col petrolio a 20, ogni giorno che lavorano ci smettono un sacco di soldi, perché ovviamente costo di estrazione, poniamo che 40, lo vendi a 21, ogni barile che fai ci rimetti 19 dollari, quindi dovrebbero fallire. Per evitare questo, prima o poi Trump, per la prima volta l'America andrà a fare degli accordi con OPEC e con Russia, e quindi si presume che anche loro per la prima volta faranno un passo e dicono: vabbè ragazzi, caliamo anche noi di 10 milioni di i numeri li tiro a caso, 7 milioni di barili al giorno alla produzione, ve lo promettiamo, e a questo punto immediatamente anche l'OPEC e anche la Russia, finalmente con Trump che decide a favore di un calo che inizia loro, calerebbero anche loro la produzione. Ma perché i russi e gli arabi sono stati costretti a fare questo? Perché via via che loro facevano degli accordi, gli americani se ne sbattevano e prendevano le quote di petrolio che prima vendevano i russi e gli arabi, se ne prendevano gli americani. E quindi questi tagliavano a vantaggio degli shale oil e delle industrie americane. Solo un contestuale accordo. E con questa coronavirus e col fatto che un sacco di disoccupati saranno i loro amici texani, probabilmente Trump, secondo questa intervista, accetterà il taglio, e quindi lui presumeva che il prezzo del petrolio potesse essere intorno ai 36-38 dollari, che è un prezzo che consentirebbe di sopravvivere alle industrie texane, non di rimettere, di rimanere aperte, ma al tempo stesso di sopravvivere meglio agli arabi, che sappiamo che hanno bisogno anche loro che aumenti, e ai russi. E questo è riflesso. Guarda caso, infatti ho chiesto al mio amico quanto costa il prezzo del petrolio giugno-luglio, e il prezzo del petrolio giugno-luglio, addirittura luglio, è 30 e mezzo, perché probabilmente sconta questo tipo di scenario. Prego, Che Mirko. scusate se era andato il microfono. Allora, mancano 2 minuti e purtroppo siamo stretti con i tempi perché dopo c'è un altro webinar del mio collega polacco e serve il go to webinar. Allora, su petrolio ci sono diversi tipi di commenti. Roberto dice: l'entrata in borsa di Saudi Aramco faceva presagire un crollo del petrolio. Chi si venderebbe la gallina dalle uova d'oro? Sì, anche giusto, giusto, va Sono bene. d'accordo. Poi dice Antonio, sempre sul discorso dei future, ma se chiudessimo il contratto il giorno prima della scadenza del contratto, consolideremmo il gain. Però Sì. ovviamente devi essere in gain per poter incassare. No, è giusto, se lui il giorno prima della scadenza è in gain, non va praticamente il rollover, questo è riflesso anche nei CFD. Ha un costo, c'è sempre un gap, il cosiddetto contango, che può essere di 2-3 dollari, 1 dollaro, 70 centesimi a seconda del momento, ma ti consente di posticipare e di tenere il petrolio long per un mese in più. Quindi è evidente che se nel momento in cui scade il contratto tu te ne freghi, guadagni, te ne freghi e chiudi, è il tuo guadagno, puoi anche non entrare o aspettare di entrare in quello successivo. Però questo magari avviene a noi retail, piccolini, che siamo più elastici, ma pensiamo
agli investimenti di grossi fondi o grossi speculatori che hanno magari una visione di essere long per dei mesi. Non è che puoi dire fare il furbo. Uno può dire ok, chiudo questo e aspetto che cala. Però se in quel momento magari gli americani fanno l'accordo con i russi, ecco che improvvisamente il contratto che costa 3 dollari in più va a 6 dollari in più. E insomma, il mercato non ti regala niente. Esatto, diciamo che quindi è una corsa contro il tempo, nel senso che se il petrolio adesso va a 30 oggi, ovviamente sia con i CFD che con i future comunque abbiamo guadagnato bene. È il discorso appunto che si fa su più mesi. Allora, io mi scuso per non aver risposto a tutte le domande, ne sono sempre tante, però cercheremo di comunque di tenerne conto anche nei prossimi webinar e quindi cercheremo anche un po' di quando appunto Tony fa l'introduzione di rispondere anche un po' a quelle domande che poi sempre lo fa sempre e anche per l'audio che ho sentito che su molti magari è saltato, però purtroppo sono un po' i server carichi e su GoToWebinar non sempre riesco ad avere la qualità in questo periodo perché siamo tutti connessi e quindi mi scuso anche per questo, però ci sarà la registrazione come sempre tra qualche ora e vi do appuntamento a venerdì perché siamo sempre qui venerdì. Io e il mitico Tony Ciolipuviani. Grazie a tutti, grazie Tony per la lezione anche oggi strepitoso. Grazie, no, chiedo, siccome me l'hanno chiesto anche ieri, i link li puoi mettere magari anche sulla tua bacheca e poi io li riprendo sulla mia, i link che vanno alla registrazione a quella di Sì, oggi o a assolutamente. quella di venerdì e così imparano anche dove, perché anch'io ho provato una volta a cercare, a indicare dove erano su YouTube Tikmil e effettivamente risulta complicato perché Tikmil è una grossa società, ha 1 miliardo su Sì, ce ne YouTube. sono diversi. Abbiamo creato appunto una playlist Italia Ah, ecco. dove ci sono tutti i webinar, appunto, trovate tutti i webinar. Io però comunque sul mio profilo Facebook poi inserirò la registrazione e ti taggo in modo tale che si possa poi andare immediatamente alla registrazione. Grazie a tutti e a venerdì alle 16.